Rieccoci, seconda parte di Ci Siamo con Nicolò Schira. Abbiamo parlato delle bombe di mercato, ma soprattutto delle panchine che si stanno muovendo nell'ipotetico girone A di prima divisione. Volevi aggiungere qualcosa all'elenco delle panchine che abbiamo visto prima? Nicolò, qualcosa si sta muovendo anche da altre parti? Per esempio, cito l'Albino Leffe, cito le Vicenza, squadre retrocesse dalla Serie B, Sì, poi pardon. magari con l'ausilio della grafica possiamo fare una Sì, panoramica al dai, volo. facciamolo. Chiedo alla regia Intanto di ti mostrarci dico le novità di nuovamente. giornata riguardanti il Sì. Vicenza. Uno dei nomi più caldi è Roberto Breda, ex tecnico di Salernitana e Reggina. E poi ci sono due idee. Alessandro Dalcanto, che comunque ha Ah. lasciato il Padova e non andrà a Modena, il favorito è Franco Lerda. Oppure Leonardo Menichini. Sono un po' questi i nomi che girano per il Vicenza. Ufficiale a Lumezzane va Gianluca Festa, ex allenatore della Primavera Esattamente, a Cagliari. Cremona, nonostante l'addio di Turotti, direttore generale, comunque è stato confermato per la prossima stagione l'allenatore Oscar Brevi, dunque dovesse arrivare un nuovo direttore sportivo ci sarebbe una situazione spigolosa perché si troverebbe già in Certo, casa l'allenatore. penso che anche D'Albino Leffe comunque siano Orientati verso la orientati, conferma di stanno già Pala. lavorando, diciamo, costruendo il futuro proprio, penso, su Alessio Pala. Trizium? Trizium Adam. è un po' più intricata la situazione, diversi contatti, tanti nomi che circolano, da Oscar Magoni che ha perso la volata per il Lumezzane, si è parlato nelle ultime ore anche di Benny Carbone ed Ernestino Ramella, c'erano stati contatti anche con Cevoli nelle scorse settimane, Bonaccina dovrebbe andare a allenare la primavera dell'Atalanta, dunque è un nome che Ah, sfuma rispetto tornerebbe alla da compagine Bergamo. Sì. abduana. Sono tanti nomi, non hanno fretta, lì vogliono anche capire bene come sarà il format dei campionati prima di scegliere. Sicuramente un tecnico giovane, piaceva anche Fabio Gallo, però quest'ultimo sembra avviato verso la panchina della Pro Patria, dove non andrà Antonino Asta, che potrebbe invece andare a Monza. Monza che conosce bene il nostro direttore, dove No, sei stato come lo vedi? giocatore Come lo vedi, importante. Ante? Sono stato giocatore, no. Antonino Ogni Asta volta sulla che panchina del vado Monza. a Monza, onestamente, che vado a Monzello, mi viene una tristezza perché con le strutture che hanno mi sembra assurdo non riuscire a lavorare bene. E purtroppo in questi anni Non si è lavorato bene, appunto. non si è Possiamo lavorato bene, anche cambiare certamente pagina, non c'è problema. Faccio una no. battuta. Ti senti coinvolto, È un se pochino, torniamo con la leggermente. grafica, ti dico le ultime panchine che non avevamo Assolutamente, detto. ci ritorniamo, dobbiamo andare anche al girone B poi. Pisa ha confermato Pane, come dicevi tu, a Lumezzane c'è festa, confermato a Reggio Emilia Lamberto Zauli. Viareggio, Cuoghi? E la società vorrebbe tenere Cuoghi, e Cuoghi che non Non è c'è convinto. ancora società in questo momento Esatto, qui, è c'è Cuoghi che non molta è incertezza. convintissimo, Non perché è bisognerà convinto. capire chi sarà il direttore sportivo. Per adesso l'unico referente del patron di Nelli è Vannucchi, che è una sorta di direttore generale, però anche molti agenti, molti direttori sportivi che vogliono trattare con il Viareggio stanno facendo un po' fatica in questi giorni a Quindi mi imbastire mancano trattative. Sud Vecchi. Tirol ufficiale Sì, vecchi, vecchi. Ortogruaro. Portogruaro bisognerà capire il futuro Dopo della Rastelli. società, è Società. molto delicata la situazione, Ah. cercano una sorta di accoppiamento, di fusione con qualche club di Serie A, Potrebbe fare una esserci un sorta di accordo con il squadra. Palermo, ti Esatto, risulta? Palermo e Catania sono le squadre che hanno interpellato, però Quindi ti hanno. faccio un nome per la panchina del Portogruaro, te lo faccio io, Vai. Pergolizzi, ex allenatore È della già Primavera. andato l'anno scorso, dopo 15 giorni se ne andò Ah, però. Quindi. ok, bocciato. No, ti dico, è un nome che in realtà ci starebbe perfettamente se tu fai la Come fusione logica. come logica con il Palermo, però per questa situazione potrebbe saltare. Io te ne faccio un altro allora che indizia anche per il Foligno che allena gli allievi nazionali del Palermo, Giovanni Tedesco, ex centrocampista. Pergo E Pergo Crema? Crema, i problemi Ma Pergo Crema sono domani, societari, capire il certo. futuro nelle prossime Domani ore. c'è Puerio. per il fallimento, c'è Esatto, sono l'udienza ore per il fallimento decisive. perché c'era già, doveva esserci giovedì e invece poi l'hanno spostata domani, quindi Il futuro è molto nebuloso per ciò che concerne il Pergo Crema, dunque al assolutamente. momento è difficile sbilanciarsi, che non si sa neanche se la squadra parteciperà al prossimo campionato. Dobbiamo vedere anche l'ipotetico girone B, sempre di prima divisione, anche qui abbiamo cercato di fare una divisione geografica, di fatto abbiamo messo le squadre che rimanevano dal centro Italia al sud, quindi Trapani, Barletta, Frosinone, Carrarese, Andria, Latina, Prato, Taranto, Benevento, Avellino, Foggia, Nocerina, Gubbio, Sorrento, Paganese, Catanzaro, Perugia e Siracusa. So che adesso voi mi direte, attenzione che qua ci sono tante società
che potrebbero non iscriversi, noi per ora abbiamo messo quelle società, e ringrazio la collega di Tutto Lega Pro, Valeria Debbia, per averci aiutato ad aver sistemato un po' tutte le caselline. Abbiamo messo appunto le squadre che in questo momento farebbero parte di un ipotetico girone B di prima divisione. Anche qui chiedo alla regia di restare su questa grafica per chiedere anche a Nicolò Schira che cosa sta succedendo e chi dovremmo prevedere in panchina in questo momento. Nicolò. A Trapani dovrebbe restare Buscaglia, nonostante qualche frizione dovuta alla mancata promozione, il tecnico si era dimesso, dimissioni poi rientrate, insomma la situazione si è fatta un pochino difficile a causa della grande delusione di aver perso un campionato sul filo di lana dopo che sembrava essere stato vinto due volte, prima nella stagione regolare e poi ai playoff. Sì. A Barletta va Raffaele Novelli, ex tecnico della Pro Patria, che ha fatto benissimo quest'anno nella primavera del Genoa. A Frosinone ha sempre fatto bene dappertutto. Beh, sì, Novelli è un tecnico molto abile. Anche quando era la primavera del Napoli, che poi era andato anche a Melfi. No, sì, a Melfi, poi Salerno. Sì. No, è un tecnico che ha fatto sempre bene. Molto, fa giocare bene le sue squadre con parecchi giovani. 4-3-3, quindi insomma un tecnico spettacolare. Piccoli Zeman crescono, se vogliamo dirla così, insomma, visto che è un tecnico tornato in auge in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Il calcio va a no, modi, sai perché? Perché parlavamo prima, siccome lui conosce una persona di cui sono amico anch'io, che è amico, molto amico di Zeman, che gli ha detto che 3 anni fa lo volevo io la Ternana. Ah, ho capito, capito. Poi proseguiamo. No, se torna la grafica, se no vado a ruota libera, non c'è problema. Vai in palla senza la grafica. No, non c'è problema. Frosinone ha vinto la volata Stellone su Golotti, dunque promosso dalla Beretti, con la quale ha vinto il campionato nazionale. Un giovane tecnico, giocando anche bene. Dunque, vediamo se Stellone. Ma ha già il patentino per allenare in prima divisione? Ah, penso di sì. Qua fai domande sempre delicate. Io faccio domande di sì. Farà il corso accelerato. Sappiamo che insomma queste sono sempre situazioni un po' un punto interrogativo, certo. Però si cerca insomma qualche scamotage nel caso in cui non ci fosse. Carrara è un punto di domanda, bisognerà capire innanzitutto chi prenderà in mano la società. La cordata di Buffon sembra essere intenzionata fortemente. Da quello che so dovrebbero andare dal notaio per il passaggio delle quote in settimana, entro fine settimana. Per il discorso dell'allenatore, Sottili quest'anno per me ha fatto un grandissimo lavoro, perché è arrivato settimo con una squadra che sulla carta all'inizio, sempre a ridosso della zona playoff, e con una squadra costruita praticamente in economia, perché la situazione era quella, ha fatto molto bene. Però non so se possa rimanere o meno. Ecco. Sì, bisognerà capire anche chi sarà il direttore sportivo, potrebbe essere Andrea Gazzoli, che piace molto a Buffon, ma anche in lizza per l'Empoli, dunque situazione un po' complessa, così come ad Andria, dove c'è un amministratore del club, il signor Valarella, che sta cercando acquirenti, al momento all'orizzonte non si profila nessuno, dunque c'è il rischio che la squadra possa scomparire. Nel caso in cui invece restasse in Lega Pro, si andrebbe per la conferma di Cosco, che è stato l'artefice del miracolo salvezza. Poi, Andria. Perdona Andrea, andiamo avanti con Latina. A Latina è stato scelto Fabio Pecchia, una scelta anche curiosa se vogliamo, visto che è un tecnico che non è che ha fatto benissimo a Foggia e a Gubbio, no, anche se è stato un giocatore... Tutt'altro, lo dici tu, no, a parte gli scherzi. Ha fatto una grande carriera da giocatore, come allenatore non ha fatto benissimo, ha una nuova chance al posto di Sandera, che invece aveva salvato la squadra, vedremo come andrà. Comunque è una persona molto intelligente, quindi no, come ragazzo, da tutte le esperienze magari negative vedrai che assorbirà tutto. Questo sicuramente anche glielo auguriamo, visto che sì, no, perché è una persona passate, è una persona di quelle vere. Concordo. È anche uno dei pochi calciatori laureati, quindi insomma, anche un background al di fuori del mondo del calcio importante. Sinora è stato un po' sfortunato, però a Gubbio e a Foggia due esperienze, non esaltanti. Beh, a Gubbio poi alla fin fine anche gli altri non è che abbiano potuto fare molto, onestamente. Il migliore è stata quella vecchia Volpe di Simone, che stava compiendo un mezzo miracolo. Poi Prato. A Prato si va verso la conferma di Vincenzo Esposito. Taranto, punto di domanda Taranto, per quanto riguarda la società. Ogni giorno si susseguono voci di possibili nuovi imprenditori. Domenica, ovvero ieri, era uscita la voce della Platinum, questa azienda spagnola che era interessata prima al Foggia, adesso al Taranto. Oggi è stato già smentito tutto. In realtà il Taranto, purtroppo, perché ha un bacino d'utenza, un pubblico meraviglioso, rischia di fare una bruttissima fine. È di oggi, infatti, la notizia che lo stopper Di Bari ha firmato un biennale per la regina del patron Lillo Foti. Andiamo avanti con il Benevento, che conferma la coppia Imbriani-Martinez. Benevento, che è una squadra scatenatissima sul mercato, sta trattando tantissimi giocatori. Per l'attacco la prima scelta è Daniel Ciofani, che ha fatto
Benino a Gubbio in Serie B, aveva fatto benissimo l'Atletico Roma in Lega Pro l'anno scorso, chissà, due anni fa. Magari sarà l'anno buono. Poi proseguiamo con Avellino. Avellino ha scelto Massimo Rastelli, un'altra delle formazioni più attive sul mercato. Il direttore Enzo De Vito arriverà a Milano mercoledì, è pronto a chiudere diversi colpi. E per l'attacco è vicinissimo Rasio Erpen, fantasista della Juve Stabia, giocatore che in B quest'anno ha fatto 7 gol e 8 assist ed è stato uno dei talenti più interessanti, seppur non sia giovanissimo. Più esterno che fantasista, dai. Sì, però loro se giocano col 4-3-1-2 potrebbe anche fare la mezza punta. Non oppure è d'accordo, solo non da è 4, d'accordo 4, 4, per 2. Niente Poerio Mascella, una mezzala. Sì, lui ha sempre giocato nei 4-3-3, ha sempre fatto l'esterno alto. No, Maschile è bravissimo sul mercato di tecnica e di tattica, deve ancora un po' migliorare. Questo sa tutto, l'abbiamo ribattezzato Wiki Schira perché sa veramente tutto, dai. Comunque è vero, sono d'accordo, infatti esplosa Sassuolo con Max Allegri allenatore nel 4-3-3 da esterno d'attacco, 4-4-2 esterno offensivo a Sorrento, quest'anno però ogni tanto ha fatto anche la mezza punta, comunque un giocatore estroso. Ci fidiamo sulla parola, dai. Anche a Foggia, dai, abbiamo ancora un minuto, la chiusura di questo blocco, dobbiamo essere super veloci. Foggia, punto interrogativo della società, c'è 1 milione di passivo, dunque bisognerà capire innanzitutto se si iscrivono. Nocerina. A Nocerina si va verso la conferma di Auteri, visto che è rimasto come DS Pitino. Sì, Gubbio? Gubbio penso sarà Andrea Sottil, allenatore biennale per lui. Quindi puntano subito a rivincere un eventuale campionato di prima divisione. Sorrento? Sorrento è un'altra situazione difficile, enigmatica, perché certo, il patron Gambardella ha consegnato la squadra al sindaco, potrebbe intervenire l'MSC Crociera a salvare il club, sì. Si parla di un interesse di Spinelli, se rimangono in prima divisione resta a ruoto, altrimenti chissà. Paganese, 5 secondi. Confermato Grassadonia, ha già rinnovato. Catanzaro, Cozza. Cozza, intoccabile. Perugia. Rimane Battistini, contratto annuale, anche se il suo staff è stato mandato via, dunque è una situazione un po' difficile. Siracusa. Purtroppo dei grossi problemi, vedremo se riuscirà ad iscriversi. Pubblicità e poi l'ultima, terza parte, sempre scoppiettante. Vi ci siamo, a tra poco.